Con Novella Giulia si può dire che hai fatto il botto, è stato il tuo anno, te lo aspettavi? Quando si parla di una macchina e del botto, onestamente sembra una cosa brutta, che a Giulia ha fatto il botto. No, 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 ovviamente non me l'aspettavo. Insomma, speravo che il film andasse bene in sala, era la speranza quella mia più grande. Poi dopo sono arrivate un sacco di cose diverse, interessanti e incredibili, perché tutti quei premi onestamente non me l'aspettavo per una commedia, e sono molto molto contento. Secondo te qual è stata la scintilla per questo film? Ma non lo so, non lo so, perché se lo sapessi la farei ogni film. Credo che di base ci fosse una buona storia, proprio una buona storia da raccontare, interessante, che in questo momento faceva ridere, raccontando però in un modo lucido e spietato la mia generazione e un po' come è diventato questo paese. Poi sempre con i toni della commedia, però secondo me l'interesse del pubblico per il film è nato anche da lì. Mi ha fatto molto piacere il fatto che poi questa cosa abbia conquistato pure la critica e insomma gli addetti ai lavori, i giornalisti. Secondo te, sta nascendo un nuovo fermento nell'ambito della commedia con dei nuovi autori come te, Massimiliano Bruno? State portando qualcosa di nuovo? Ma non lo so se stiamo portando qualcosa di nuovo, dai, da dentro è molto difficile dirlo. Ci stiamo provando e stiamo semplicemente cercando di fare cinema che ci piace. Io, in maniera insomma, molto umile e onesta, sto cercando di fare il cinema che voglio. Ho degli esempi, degli, come dire, di registi che adoro, che apprezzo, come Paolo Virgì, che sono insomma, precedenti come generazione, che hanno a loro volta fatto salti in avanti, come Ferza, hanno fatto salti in avanti enormi. Noi c'è un gruppo interessante più che altro perché collaboriamo tanto insieme. Io, Sidney Sibilia, Massimiliano Bruno, Paolo Genovese, Rolando Ravello. Stiamo cercando di fare un po' gruppo, ci parliamo tanto, cerchiamo di raccontarci le storie, quindi speriamo che in qualche modo serva. Un po' come facevamo Monicelli a scuola. Con le dovute distanze, con le dovutissime distanze e reverenze, non ci mai ci sente, però sì, quelli erano dei miti assoluti, però io dico che se uno deve ispirare a qualcuno, si deve ispirare a quelli bravi, per cui l'hanno fatto, cioè, aveva senso. Adesso che noi ci stiamo parlando di più, ci stiamo rendendo conto che è una cosa che ha senso, che il confronto produce cose interessanti e produce collaborazioni. Adesso stai lavorando due film con Marco Giallini, da quello che ho Sì. sentito. Un film con Bonifaci, Opera Prima, e un film con Paolo Genovese. Ci puoi dire di cosa si tratta e quali sono i tuoi ruoli? No, guarda, purtroppo non ne posso parlare per motivi proprio di accordi, nel senso che di loro chi qualcosa si sa, è un film ambientato nel mondo della truffa, c'è un sottotitolo che è Scegli tu a chi credere. E per motivi anche legati alla storia non posso dire tantissimo, però è una commedia action molto particolare con me e Marco. E sul film di Genovese, anche lì sulla storia sono stato precettato, non posso dire tranne il cast, che però mi sembra interessante, perché siamo io, Valerio Mastandrea, Marco Giallini e Giuseppe Battiston, e le donne sono Cascia Smutnik, Anna Foglietta e Alba Rohrwacher. Un cast curioso, particolare per un film che lo è. Ultima cosa, stai pensando al tuo nuovo film? Sì, sto scrivendo. Abbiamo cominciato da un po' di settimane a lavorarci, abbiamo avuto un'idea che ci convince, ci stiamo lavorando, però insomma si parla di girare l'anno prossimo, primavera prossima. Sempre tono della commedia. Sì, per ora sì, quello che il mio modo di raccontare è quello. Poi non escludo più in là di farlo anche un film che non sia una commedia, per ora va bene così.